9:35 minuti, è collegato con noi il direttore di TS Carlo Lazzotti. Carlo, buona mattinata caro Flavio. Buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, da oggi c'è, ce l'abbiamo. La vuoi lanciare tu? No, non puoi, puoi lanciare tu la tua sigla. No, non è non volendo sapere qual è, insomma. È pronta, è proprio un prodotto fatto e finito e quindi ti accompagnerà. E allora andiamo ad ascoltare Carlo Lazzotti, la sigla. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. Che mix è? Carlo, tu che apprezzi queste cose, io lo so che tu le apprezzi. Una finezza di Mirko Bonocore, perfetta. Grandissimo Mirko. Grande tempismo. Insomma, tu sei il nostro Drogba, la nostra punta con la quale parlare di calcio. Quindi a te il compito di fare i goal. Ecco, speriamo di vederlo Drogba in Italia, perché da quando ne stiamo parlando, da ieri, qualcosa si muove. Oggi addirittura lo troviamo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. C'è il Milan, Milan Drogba. Sarebbero pronti 8 milioni. Vuoi ascoltare due frasi di Max Allegri? Lo facciamo assieme a Sky TG24. Ascoltiamo, parla proprio dopo di... mi addormento, svegliatemi. D'accordo. Ma quando si parla di grandi giocatori, di campioni, tecnicamente non c'è da discutere. E soprattutto quando arrivano campioni di squadra, aumentano la stima di tutti gli altri giocatori. Danno più sicurezza a tutto l'ambiente, però credo che questa sia una scelta societaria, una scelta importante. No, ragione, non si può fare, non si può fare. Carlo? Mamma mia. No, hai ragione tu, non si può fare. Va bene, allora, Coppa Italia, questa competizione così ben organizzata che vede l'andata, che ha visto l'andata ieri di Juventus-Lazio e vedrà il ritorno della stessa. Perché Allegri, per dire due parole, ci mette sui 20 minuti? Tu stai, io lo so che cosa, sì, metti, lasciali sottofondo. Io, tu stai già immaginando la possibilità che Allegri diventi allenatore della Roma e immagini le conferenze stampa, questo lo stai facendo? Dai. No, io penso sarebbe un'ipotesi esiziale, proprio secondo me. Non ce la potresti fare. I suicidi, mi immagino, su via di Trigoria, i giornalisti che vanno verso la conferenza stampa. Dai. È venuto a mancare poco prima del... sei veramente severo. A proposito di parole, no, allora devo fare ordine con me stesso, troppe cose, così non andiamo da nessuna parte. Allora, prima la Coppa Italia. Andiamo sulla partita di ieri, Juventus-Lazio 1-1, la tua sulla partita, sull'arbitraggio che ha preso 5 peraltro da Mato sia su Corriere che su Gazzetta, la tua su Juve-Lazio in un minuto. Partita bruttina, diciamo la verità. Non è vero che poi le due squadre mancano di elementi importanti, la Lazio di Klose, la Juventus di elementi di spicco sia a centrocampo che in avanti. Ma aspettavo molto di più per essere per una semifinale di Coppa Italia. È la dimostrazione che se tutto quanto il torneo l'hai fatto in gara unica, deve essere in gara unica anche la semifinale, perché poi invece ti regala una partita, insomma, senza sussulti, senza tante cose da vedere. Per carità, Lazio non ha rubato nulla. Pronostico, intanto diciamolo, prima su TS l'avevamo anche poi Benedetto ieri mattina, preso 1,85 e scusate se è poco, under doveva essere, under è stato, scusate. Ok. Sì, però in effetti era abbastanza facile come pronostico, o meglio, sapendo che c'è una gara di ritorno, sai anche che non ti fai del male all'andata, quindi sai anche che la Lazio va a giocare alla Juventus Stadium con non lo schema 4-5-1 ma 4-6-0, perché non c'è Klose. Vero. Quindi comunque sia una squadra che si è chiusa, ma nonostante il fatto che si sia chiusa, ovviamente sfiora anche il gol, prende un palo e ne fa un altro assolutamente valido, e quindi non porta via nulla, non ruba nulla, anzi secondo me ti dico che a questo punto della semifinale, con i 90 minuti che ancora mancano, forse 120 chissà, dell'Olimpico del ritorno, beh, sì, la Lazio comunque favorita, al 60% sì, di Lazio per la finale, il 40% di Juventus. Ora sì, anche perché la Juventus sembra che voglia poi ripetere l'esperimento di fatto di giocare con la formazione B, questa è la cosa, anche perché di competizioni ce ne sono tante, ricordiamo che tra 20 giorni riprenderà anche la Champions League. Quello infatti, perché poi capita in un momento, vedi l'assurdo di questa programmazione idiota da parte della Lega Calcio, che ricordiamolo sempre, nel momento
è un ente particolare la Lega Calcio, no? Dopo tanto tempo si è data finalmente un presidente che è lo stesso di prima e che era dimissionario e che per sua stessa missione non gli andava più di fare il presidente, quindi già questa cosa. È un ente che tiene fuori dal consiglio quattro delle sette sorelle più importanti, cioè Inter, Roma, Juventus, Fiorentina. È un ente che alla fine scopre che c'è Twitter nel mondo, decide di andare su Twitter e non è che si prende come hashtag una cosa semplice tipo chiocciola Lega A, no, cancelletto Lega A, scusate, no, si prende un hashtag il calcio è di chi lo ama, e bisogna essere veramente, io quanto mi hai fatto ridere, per cercare di arrivare ad una ad un livello di parossismo tale. Però questo ti dice tante cose: programmare l'andata e ritorno a distanza ravvicinata dall'ottavo di finale di Champions vuol dire essere cretini. Quello chiaramente è un problema che adesso ha la Juve, perché deve giocare in campionato, deve giocare il ritorno della Coppa Italia, deve prepararsi ad un'andata degli ottavi di finale, che è vero che è contro il Celtic, però è anche vero che te la devi andare a giocare lì a Glasgow, e la non prima nessuno non ti regala facile niente agli ottavi di finale di Champions, perché no. Tra l'altro il Celtic si sta allenando nel suo campionato contro squadre che non giocherebbero neanche in Lega Pro. Sì. L'ultima con gli Hearts hanno giocato, penso. Per cui è evidente che la Juventus ha un piccolo problema. Io, se fossi Antonio Conte, direi: qual è la scala di priorità? Abbiamo 5 punti su Napoli e Lazio in campionato, perfetto. Nella mia scala di priorità davanti c'è il Celtic, perché devo superare quello scoglio, perché altrimenti la stagione, puoi anche vincere lo scudetto, ma se ti sei fermato davanti al Celtic Glasgow negli ottavi di finale di Champions, se non hai fatto un buon cammino europeo. Direi di no. E quindi la priorità è quella, per cui si trova questo return match di Coppa Italia tra le scatole, quando invece se ne sarebbe fatto volentieri a meno, mantenendo tutto quanto il torneo di Coppa Italia in gara unica, come avviene per esempio nella FA Cup. Esatto. Ci vuole tanto a copiare gli inglesi. Vorrei un manager della Lega Calcio che va un attimo a Londra e bussa, non immagino che bussa alla Football Association, quelli aprono, dica salve, io sono qui per copiare, mi date uno che mi affianca, basto io, ci vado io, ci andiamo io e te un attimo, ci mettiamo due secondi a ma farla anche, ma se non vuole fare tutto qua la strada, basta che arriva a Berlino e va alla DFB, la sacralità di quella cosa, alla federazione tedesca, insomma. Prossimo weekend si gioca l'FA Cup, il campionato si mette in infrasettimanale. Bravissimo, insomma, come per far capire che, cioè, non è la coppa, non va giocata forse in infrasettimanale, è una competizione. Vabbè, per loro la poi coppa è più prende il sopravvento la prossima prende settimana, perché in Inghilterra effettivamente si gioca. Poi tra l'altro non sono partite di livello, cioè la più importante per esempio è Stoke City Manchester City, per dire. Però si fermano tutti e si gioca la coppa, si giocano delle partite che hanno davvero la magia, basta se avete la possibilità di guardarle, c'è la magia lì davvero, ci sono delle, se la Premier è la competizione più magica tra quelle maggiori, insomma l'FA Cup la riesce a superare, secondo me, in questo senso. Comunque il tuo tweet, quello del 21 gennaio, che era l'altro ieri, credo entri nei 10 che fanno più ridere di questo inizio 2013, almeno. Faceva veramente tanto ridere. Ma è l'indignazione, credo, veramente. Io vorrei sapere a Piero Dellini che cosa si bevono, che cosa consumano, insomma, durante la settimana per produrre poi degli obbrobri di questo genere. L'altro giorno proprio sognavo una Coppa Italia con le squadre addirittura dilettanti nei primi turni che affrontano quelle di Lega Pro. Quello deve essere. Poi quelle di Lega Pro Cup, che cominciano a affrontare quelle di Serie B e quelle di Serie A, chiaramente ospitando loro, ospitano le più deboli. Poi entrano in campo anche le prime otto di Serie A dell'anno precedente e poi c'è qualche testa che cade perché magari una formazione di Serie A non è abbastanza pronta e quindi rotola su un terreno di una di Lega Pro, quindi immagino i titoli sui giornali, l'entusiasmo della folla, perché magari 20.000 persone in una piccola provincia del sud o del nord ad ospitare il Milan o l'Inter, sono cose che si vivono normalmente negli altri paesi e che da noi ovviamente sono precluse, perché devi, l'imperativo devi portare le big in semifinale, vedi arrivare le big in semifinale e scopri che gli stadi sono deserti. E scopri soprattutto che le big sono deserte, visto che si presentano con le squadre, con i portieri di riserva, con la mezza primavera, negli spalti non c'è nessuno, le telecronache sono affidate alla Rai, che sono di una tristezza infinita, e quindi lo spettacolo generale di un grigiore, sembrano praticamente competizioni nazionali dell'ex blocco sovietico, sembra di vedere, non so, una Honved degli anni 60, quando purtroppo c'era ancora la cortina di ferro. Però il calcio è? Il grigiore è quello che impera. Io ieri ho assistito una partita in bianco e nero, credo, quindi. Però il calcio è? Di chi? Lo ama. Di chi lo ama, è proprio di chi lo ama. Peccato non poter dire anche il resto. Il resto, esatto. Va bene, piccola pausa, dai, 9:45 minuti, minuto e mezzo e ci ritroviamo, dai.
Radio Yes, la radio della città di Roma.